Salve amici, bentornati su questo mio canale. Io sono Jaime Luis Vizconde e questo è il canale Scuola Taoista di Arti Marziali. Ma prima di cominciare vi invito a lasciare un like qui sotto, a iscrivervi al canale, cosa molto importante, e ovviamente a lasciarci nei commenti i vostri pareri riguardo questa video lezione. Praticamente il Tai Chi era chiamato come lo stile delle tecniche tecniche, questo in base al numero delle tecniche rappresentative del Tai Chi, ovvero gli 8 movimenti delle mani e i 5 movimenti dei piedi. Queste 13 tecniche compongono il fulcro di ogni sistema di Tai Chi. Qualsiasi stile di Tai Chi che voi praticate, all'interno di questo stile sicuramente farete queste 13 tecniche, ovvero 8 movimenti delle mani e 5 spostamenti di base. Queste 13 tecniche sono il fulcro iniziale del Tai Chi, intorno al quale ogni singola scuola ha creato poi il proprio stile, il proprio metodo di allenamento. Con questa serie di video lezioni noi cercheremo di iniziare a praticare, a studiare i primi Bamen, ovvero le 8 tecniche delle mani. Bamen vuol dire 8 porte o 8 cancelli. Queste 8 tecniche sono appunto le prime 8 tecniche delle mani con le quali noi iniziamo a praticare il Tai Chi. Gli 8 Bamen sono parare, ruotare indietro, premere in avanti, spingere in avanti, dividere in avanti, tirare in basso, colpire con il gomito e colpire con la spalla. Queste 8 tecniche di base dobbiamo intenderle non solo come tecniche vere e proprie, ma come principi. La cosa fondamentale del Tai Chi è capire che queste 8 tecniche non sono appunto tagliate ogni singola tecnica come se fosse un movimento a sé stante, ma come se fosse un principio. Quindi parleremo del principio di parare, il principio di ruotare, il principio di premere e così via. Queste video lezioni inizieranno quindi con i primi 4 Bamen e poi passeremo con i secondi 4 Bamen. I primi 4 Bamen vengono comunemente chiamati come i primi 4 movimenti fondamentali delle mani. I secondi 4 Bamen vengono detti i secondi 4 movimenti fondamentali delle mani. Nella nostra scuola li pratichiamo sia singolarmente, quindi così come vedremo nei video, tratteremo ogni singolo Bamen singolarmente. Possiamo allenare questi Bamen in due gruppi, in due esercizi, i primi 4 movimenti appunto, i secondi 4 movimenti dei Bamen. Thank you.
Men non è una vera forma. All'interno del nostro stile noi la chiamiamo esercizio. È il primo esercizio delle mani. Il primo esercizio delle mani è un susseguirsi dei primi quattro Bamen: parare, ruotare, premere, spingere. È un esercizio per allenare la memoria muscolare, è un esercizio per allenare la memoria delle tecniche, quindi serve per mettere insieme quattro principi fondamentali, appunto, che vanno dal parare allo spingere. Noi dobbiamo considerare le tecniche non come delle tecniche fisse, ma come dei principi mutevoli. Quindi dalla posizione di parata posso mutare e andare subito in forma a ruotare e via dicendo. Cerchiamo di capire che il Tai Chi è basato sulla mutevolezza delle posizioni, quindi nessuna posizione è statica, fissa di per sé. Si raggiunge un punto nel quale definiamo bene una posizione e subito dopo diventa un'altra posizione, quindi ruotare. Ruotare diventa subito premere in avanti. Premere in avanti diventa subito spingere in avanti e così via. Quindi nessuna posizione è fissa, nessuna tecnica è fissa, semplicemente si susseguono l'un l'altro. Per capire meglio questo principio basterà vedere come l'esecuzione delle varie forme non sia altro che un manifestarsi fisico di un principio filosofico, ovvero il movimento da Wuxi a Wuxi, il movimento dal nulla e verso il nulla. Nella posizione di Wuxi Wu, la posizione di partenza, noi eseguiamo tutte le varie tecniche, eseguiamo la forma acqua che sale, eseguiamo la forma di parata, la forma ruotare e via dicendo, fino a che nella chiusura torniamo nella posizione del Wuxi, nel Wuxi Wu. Quindi questo movimento che dal Wuxi si muove verso tutte le varie tecniche e vi riporta al Wuxi è un movimento circolare, un movimento ciclico, un movimento nel quale la mutevolezza ne fa da padrone. I primi quattro movimenti delle mani iniziano dalla posizione Wuxi Wu e finiscono sulla posizione Wuxi Wu. Partiamo quindi dalla posizione di partenza a piedi uniti, la schiena dritta, il torace rilassato, le spalle basse, le mani lungo i fianchi del corpo. Da questa posizione eseguiamo la forma di apertura e subito dopo la forma acqua che sale. Se non avete visto ancora le nostre video lezioni riguardanti queste due tecniche, vi lasceremo il link sotto in descrizione. Quindi eseguo forma di apertura, forma acqua che sale. La forma acqua che sale viene eseguita per tre volte, 2, 3. Alla quarta volta eseguo una fase di inspirazione, subito forma palla, qui, posizione a chiodo, lungo passo in avanti, in posizione gombu, quindi eseguo la forma di parata, qui. Da questa posizione vado in posizione di guardia e quindi subito ruotare indietro. Avvicino la mano al petto e subito premere in avanti. Separo, aprendo le mani, scendo in basso verso il corpo e vado in avanti nella forma spingere. Il braccio destro in questo caso è morbido, scende verso l'alto sulla verticale e poi lascio cadere il braccio rilassato. Ho concluso la forma sul lato sinistro. Nello stesso modo devo eseguirla anche sull'altro lato. La forma deve essere sempre speculare. Primi quattro movimenti delle mani.
Bene amici, questi erano i primi quattro movimenti delle mani. Scriveteci sotto nei commenti se volete vedere la seconda forma, i secondi quattro movimenti delle mani. Io cercherò di rispondervi appena possibile. Per oggi vi saluto, un abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video.